GF VIP 7, eliminato Charlie Gnocchi, Ginevra esce dalla casa. I nominati sono. Si è appena conclusa la 24esima puntata del GF VIP 7, il reality show condotto da Alfonso Signorini. Coadiuvato dalle due opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti. In studio presente anche Giulia Salemi. L'influencer, già ex concorrente della casa più spiata d'Italia per ben due volte. In questa edizione si sta occupando della parte social del programma. Dopo i saluti di rito e qualche battuta, questa nuova puntata del GF VIP è entrata subito nel vivo mostrando ai telespettatori le clip degli scontri fra Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese. Con i relativi sfoghi dell'influencer venezuelana e dell'airstylist. L'ex coppia è ormai ai ferri corti. Come ammesso dagli stessi vipponi, fra i due non potrà esserci nemmeno più una semplice amicizia. Il conduttore ha chiamato i due concorrenti per un confronto. Confronto che non ha portato a nessun risultato. Se non quello di allontanarli ancora di più. Successivamente Alfonso si è collegato con i Donnalisi dopo la diretta di sabato sera. Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donna Maria si sono riavvicinati, scoccandosi un bel bacio. Fra i due è tornato il sereno, ammettendo ancora una volta di essere innamorati e di voler andare oltre a delle sciocchezze. Sorpresa per i vipponi in questa diretta. Nella casa del GF VIP è arrivata Tata Carla. Pronta a metterli in riga. Ci riuscirà o dovrà alzare bandiera bianca? Momento di alto pathos emotivo con Giorgio Ciupilan. Il conduttore ha chiamato in giardino il giovanissimo inquilino per un incontro molto particolare. Quello con la sua ex fidanzata Samara Tramontana. L'influencer ha voluto chiedere scusa. Confidandogli di essere molto orgogliosa del suo percorso. Si è tornato a parlare di Attilio Romita e delle sue esternazioni su Sara Altobello e su quanto accaduto con l'influencer pugliese. Diversi coinquilini si sono esposti contro il giornalista, in particolare Vilma Goic e Charlie Gnocchi. Sono state mostrate alcune clip in cui la cantante e lo speaker radiofonico criticano Attilio. Dal canto suo, il volto del Tg1 ha accusato i due di sparlare dietro le spalle. Nella casa del GF VIP è arrivata Dana Saber. La modella e attrice di origini marocchine ha raccontato di aver conosciuto diversi anni fa Antonino. Il vippone però ha affermato di non ricordare la donna. E a proposito di Antonino, Signorini ha chiesto di collegarsi con l'imprenditore e il club delle ex. Ovvero Jaele, Ginevra, Oriana e a sorpresa anche Antonella. Le prime tre sono sicure che l'influencer campana sia sempre stata interessata all'ex di Belen Rodriguez. Secondo la Lamborghini basterebbe una mezza mossa di Antonino e lei sarebbe a tappeto. È arrivato il momento del verdetto. A lasciare la casa del GF VIP è Charlie Gnocchi, eliminato con solo l'8% dei voti. Momento molto intenso per Luca Salatino. L'ex tronista di Uomini e Donne ha incontrato suo padre. Le parole dell'uomo sono state molto forti, da far emozionare non solo il vippone. Ma anche le persone presenti in studio, fra cui la Bruganelli. È arrivato il momento dei saluti per Ginevra Lamborghini. La vacanzina dell'ex vippone è giunta a termine. Prima di lasciare la casa del GF VIP, l'ereditiera ha modo di parlare da sola con il suo amico Antonino. L'airstylist si è sbilanciato, affermando che con Ginevra c'è qualcosa che va oltre l'amicizia. Successivamente la Lamborghini si è esibita con il suo nuovo singolo. DJ Alessandro Basciano. L'ex vippone ha salutato il pubblico insieme a Sofì Codegoni, in dolce attesa. Gli immuni di questa 24esima puntata sono stati Patrizia, Nikita, Onestini e Daniele. Sonia ha scelto Attilio. Orietta invece ha fatto il nome di Jaele. È tempo di nomination. Antonella ha votato per Micol che le ha restituito il favore. Luca Salatino ha scelto Sara. Anche Oriana ha nominato la Fiordelisi. Antonino ha fatto il nome di Edoardo Donna Maria. Quest'ultimo ha scelto l'airstylist. Vilma ha nominato l'influencer venezuelana. Sara ha votato per Tavassi. Giorgi invece la Fiordelisi, così come l'ex naufrago dell'Isola dei Famosi. Per finire Alberto ha votato Antonino. Patrizia ha fatto il nome di Oriana. Onestini ha scelto Antonino. Nikita invece Antonella. Così come Jaele. Daniele ha scelto Sara.
Attilio Lagoic. Al GF VIP è arrivato un nuovo vippone, Andrea Maestrelli, modello e calciatore. Nipote del campione del mondo Marco Materazzi. Il nuovo arrivato ha avuto un flirt di 2 mesi con Nicole Murgia. Mine caracterul meu de fier, că baie ploaie vând niciun curcubeu. Dar ci că toate astea doar în capul meu. Și zice du-te, nu mai sta. Tu chiar nu vezi că t-ai întârziat deja. Aruncă-ți toate visele într-o geantă și pleacă. Grăbește-te că trenul ăsta nu așteaptă. Dar eu știu deja că vreau cu totul altceva. Închide ochii, poți imagina că lumea e a ta și în plus poți să sari sus, sus, sus.